iniziamo con il fiore che diede inizio anche, se non sbaglio, al video che ho girato con Z3, per questo Z3 Compact. Ripresa difficile perché da un lato nella via buio, dall'altro chiaro, c'è anche l'HDR video per questo Z3 Compact che sta facendo qua il pan veloce, adesso il contro luce. Un settembre più bello di agosto qui a Milano, veramente un gran bel tempo. Proviamo lo zoomiamo 8x là in fondo, il 4x è più o meno così, lo fanno gli altri telefoni, e ora torniamo indietro. Telefoni portati, video esteso, su Z3 abbiamo fatto un applauso allo steady shot della stabilizzazione dell'immagine, e adesso proviamo a entrare. Sono curioso di rivedere questo video per vedere se la stabilizzazione è altrettanto buona rispetto a quella di Z3, se nel Compact hanno lasciato qualcosa in meno rispetto allo Z3 normale. E adesso prepariamoci alla parte buia per vedere come gira i video anche con pochissima luce nel classico ascensore da thriller. Aspettiamo che si adatti alla luminosità, ascensore partito. Magari ci spostiamo dalla luce che dà fastidio, che riflette nella targhetta dell'ascensore. Eccola, senza riflessi, una luce bassissima in questo ascensore. La pulsantiera, che a occhio nudo quasi non si vede. Il riconoscimento automatico della scena qua mi dice appunto luce bassa, quando ho iniziato il video mi diceva macro. È un video che stiamo facendo a 1080p in automatico, siamo arrivati, adesso vediamo inondazione da parte della luce e vediamo quanto ci mette a autoregolarsi. Usciamo, non c'è più la pianta su cui facevo la macro, ma ci sono ancora i grattacieli, Cesarpelli, e allora rifacciamo lo zoom e poi torniamo indietro. Ripeto, video che ho girato con Sony Xperia Z3 Compact.